molto pronto per il secondo tempo a Civitavecchia tra SNC Enel Civitavecchia e Nuoto Catania, item Nuoto Catania, punteggio di 2-1 al termine dei primi 8 minuti di gioco, mentre abbiamo il risultato finale da Roma, dal Foro Italico, dove la Roma Nuoto ha battuto l'Ortigia Siracusa per 13-10. Quindi è stata una notizia importante, perché comunque la Roma in questo momento è seconda, se questo è il risultato finale della gara, come se fosse il finale, anche se mancano ancora tre tempi, a 2 punti da Civitavecchia. Catania rimane 1 punto sopra all'Ortigia, ma ovviamente Bologna rimane ancora più staccato, perché Palermo sta perdendo in casa con il Bologna. Quindi questa è la situazione, ma qui siamo ancora al primo tempo, così come a Palermo ha appena iniziato anche lì il secondo, cioè forse sta quasi finendo, è iniziata 15 minuti prima la partita. Prova da fuori il tiro e il gol del pareggio del Catania con Beltrame, che buca da 7 metri la difesa civitavecchiese. Quindi siamo sul 2-2 a 7:33, quindi in 27 secondi Beltrame porta avanti con un tiro da fuori la sua squadra, che così raggiunge il Civitavecchia. 2-2, palla al centro, già giocata, Simeoni imposta l'azione per la formazione civitavecchiese. Zanetic, ancora Zanetic, Simeoni va a aumentare l'intensità difensiva della squadra etnea. C'è il raddoppio vincente nel testo di Brian Torrisi su Romiti, e quindi c'è Spampinato ancora con il pallone in mano, che va a servire adesso Cristian Torrisi. Ancora Torrisi prova il tiro, non serve, il pallone in posizione 5 al compagno, poi viene ridato il pallone a Vissola, può andare via Civitavecchia. Civitavecchia in fuga, in posizione 1 e Zanetic si ferma al centro, e in posizione 5 c'è l'altro civitavecchiese. Il tiro e c'è il gol dato alla Civitavecchia, il gol dato a Checchini, Leonardo Checchini, passa 97, buca il portiere Spampinato. Civitavecchia si porta sul 3-2 in vantaggio, e quindi pareggia, diciamo, i conti con i numeri 11 con la calottina. Prima ha segnato Beltrame, adesso Checchini. Esce proprio lo stesso Checchini, da quest'altra parte esce Sparacino, esce anche Beltrame, quindi i due allenatori ovviamente si stimano e si temono, sono grandi amici, ma ovviamente adesso devono giocarsi tutte le carte. Catania per rientrare per la corsa per i primi posti, perché con una vittoria qui si manterrebbe in coda alla Roma e risicchierebbe la metà del vantaggio civitavecchiese. Civitavecchia invece per distanziare definitivamente anche la terza, che sarebbe Catania, che andrebbe a 9 punti, e la stessa Ortigia, che andrebbe a 10. Attenzione, che viene data l'espulsione, va fuori numero 3 Iula, quindi uomo in più per Catania, uomo in più per Catania. Manovrano questi 20 secondi tutti sotto la porta di Giordano Viscio, ora il pallone che gira per linea traversa, sono 9 secondi rimasti per l'uomo in più, però come sempre proprio gli ultimi secondi c'è il gol. C'è il gol del numero 10 in superiorità numerica e va a segnare Privitera, il 3 pari, 6-0-5. Uomo in più micidiale per Catania, ne ha sbagliato uno nel primo quarto, adesso invece ha fatto effetto, diciamo partita molto corretta, ben diretta fino adesso dalla coppia Ercoli Piano. Andrea Muneroni, Pimpinelli, ora manovra il Civitavecchia, ma siamo ancora lontanissimi da impostare una vera azione di attacco. Ancora il pallone gira per linee traverse, adesso è lo stesso Checchini, c'è Foschi con il pallone in mano, pallone che non viene dato a Romiti, viene dato in questo momento l'anticipo
del difensore Etneo alla meglio, e quindi Stampinato recupera il pallone, tutto regolare per la coppia arbitrale. Attenzione che prendiamo il controfallo, va fuori Andrea Muneroni, fuori Muneroni, quindi uomo in più per Catania, fuori Muneroni. In questo caso va fuori Andrea Muneroni, per l'altro uomo in più per il Catania, e adesso vediamo sotto la nostra postazione che va a imbastire questa tattica per l'uomo in più, che se vincente porterebbe avanti Catania per la seconda volta, dallo 0-1 poi al 2-1, poi 2 pari, 3-2 e adesso 3 pari, ma Catania ha l'uomo in più. Vedete qua accettato il basso dello schermo e va a dare queste disposizioni. Catania ovviamente è molto motivato e ci crede, ha sempre fatto un girone di ritorno fenomenale, l'anno scorso pareggiò proprio solo qui a Civitavecchia, adesso dopo la sconfitta ai Sette Scogli era ancora il girone di andata, ha inanellato 7 vittorie consecutive, 21 punti, rosicchiando appunto parecchie lunghezze a tutte le avversarie, scalando dal quinto posto arrivando adesso al terzo. Allora l'uomo in più della Roma, della Catania, scusate, il secondo posto della Roma, allora arriva dentro e c'è il gol della Catania, dovrebbe essere il numero 8 che ha segnato, così è infatti, quindi è Casasola in superiorità numerica che porta avanti Catania a 5-0-7 dal termine. Recuperando le posizioni, diciamo due espulsioni abbastanza veniali da far subire da parte del Civitavecchia, una con Zanetic all'inizio che non ha causato problemi, e invece l'ultima di Muneroni ha causato la sovranità numerica che ha determinato il vantaggio degli etnei. Simeoni, Zanetic, ancora Simeoni, ancora per linee esterne, 13 secondi, Simeoni, finta due volte il tiro, pallone ancora Zanetic, sono 9 secondi, andrà a tirare Simeoni, ma invece fa il pallone al centro per Romiti, il gol per Davide Romiti a 4:41 di forza, il pareggio per Davide Romiti, dal centro si libera e mette dentro il gol, ne ha fatti 4 a Siracusa in questo modo, siamo a 4:41 dal termine. Qui c'era proprio l'ultimo spazio per il passaggio, è stato bravo Daniele Simeoni a fintare il tiro e a dare la palla dentro, altrettanto bravo, forse anche più, Davide Romiti che sta uscendo adesso dall'acqua per girarsi e mettere in rete e si lamenta Romiti. Pallone a Catania con Beltrame che è marcato da Quaglio, ancora Quaglio e Beltrame, lo spinge indietro Quaglio, siamo arrivati a metà vasca, adesso arriva il pallone sotto a Riccioli, autore del primo gol. Attenzione, c'è controfallo a favore di Daniele Simeoni, è stato Privitera a creare il problema, no, forse è stato Beltrame, scusate, adesso il pallone già sotto la porta del Catania con Foschi, non riesce a dare il pallone al compagno, è solo Quaglio, poi il pallone ovviamente viene non più dato, il pallone è il tiro da fuori di Simeoni, cioè ha toccato il pallone, quindi c'è una rimessa ai 2 metri per Civitavecchia, l'arbitro Ercoli corregge la decisione di Piano, due adesso si scambiano il cenno dell'ok e va Civitavecchia a battere questa rimessa ai 2 metri, 30 secondi tutti in attacco, il pallone però che gira ancora oltre gli 8 metri per la difesa alta di Catania, Zanetic, pallone dentro c'è Quaglio, Cecchini riceve adesso il pallone, ancora Cecchini viene raddoppiato dai giocatori e poi c'è il fallo visto proprio dallo stesso Cecchini dall'arbitro Ercoli, per cui c'è nulla di fatto.
Ora il pallone nelle mani del portiere, il numero uno spampinato del Item Nuoto Catania. Adesso è arrivato a Beltrame, due tre finte, non c'è nessuno, il tiro, ancora Viscola lo va a recuperare sulla linea immaginaria di porta, c'è l'espulsione, l'espulsione del numero 11, lo stesso Beltrame che aveva tirato, è andato a protestare, c'è il time out chiesto da Marco Pagliarini che sta arrivando proprio sotto la nostra posizione, quindi alla ripresa del gioco ci sarà un uomo in più per il Civitavecchia con l'espulsione di Beltrame. Tempo a Palermo, il Bologna vince 4-2 al termine del secondo tempo.